Dopo aver visto Shanghai e Suzhou, è arrivato il momento di lasciare i nostri amici e proseguire il viaggio da solo. Prendo un aereo da Shanghai Pudong e mi dirigo verso il centro della Cina. Per chi non mi conoscesse, sono Stefano Pedroli, faccio lo sviluppatore e amo viaggiare. Il mio obiettivo è raccontare i luoghi che vedo con la speranza che più persone possibili partano per avventure che li cambino la vita. Allora, arrivato a Zhangjiajie. Ce l'abbiamo fatta a far tutto, sia al volo che ad arrivare. Ho preso un taxi. Il problema di oggi subito era trovare la cable car, ma appena ho aperto la finestra della mia camera ho visto la funivia che mi passava davanti. Ho detto, vabbè, è chiaramente lì. Adesso ci sto arrivando, sono un po' in ritardo. L'ingresso alle 10, sono le 9:30, però dovrei farcela. Prima di cominciare il video, bisogna fare una piccola panoramica per capire meglio dove siamo. Allora, siamo a Zhangjiajie, che sarebbe un paesino nel centro della Cina, più precisamente nella regione di Hunan. Questa zona è molto famosa per essere intanto in mezzo al verde, quindi ci sono un sacco di parchi nazionali, ci sono città antiche, ci sono cascate, ci sono canyon, insomma, diciamo è una Cina rurale. In questo episodio ci concentreremo sulla Tianmen Mountain ed è proprio a fianco alla città. Per questa ragione le prime due notti le ho fatte proprio a Zhangjiajie. Allora, già ho scoperto che non prendo la cable car, mi pare di capire, perché mi indicano di andare ad un autobus e probabilmente col percorso che ho fatto prendo prima l'autobus e poi la cable car alla fine. Ed era esattamente come ho detto. Io avevo scelto la route B, che non prevedeva di partire dalla cable car direttamente nella città, ma da lì partivano degli autobus che ti portavano in una cable car più vicina alla montagna. La differenza tra la route A e la route B, che sono esattamente l'opposto. Nella route B la prima cosa che vedi è la porta del paradiso. Fai le scalinate in salita, entri dentro e poi da dietro con gli elevator arrivi su e poi dalla cima prendi la cable car grossa che ti porta direttamente in città. Nella route A di conseguenza è totalmente l'opposto. Quale delle due è meglio? Sicuramente la A è la più comoda, sia perché fai meno fatica, sia perché hai la possibilità di vedere la porta del paradiso di sera, dato che è l'ultima cosa che vedi, ma comunque anche la rotta che ho scelto io devo dire che è molto intuitiva. Va bene, ci ha portato l'autobus in un punto che secondo me è già abbastanza buono. Essere arrivati qua, non male. Ora il problema è capire cosa. Noi seguiamo la gente. Che mi è parso di capire che c'è una seconda seggiovia, forse quella che prenderemo noi. Qui lasciate stare, io non avevo ancora ben capito esattamente che rotta avevo preso. Comunque, wow, fenomenale, già. Trasuggestivo. Comunque noi abbiamo come primo step il Tianmen Express Cableway. Ora stiamo percorrendo questo percorso, questa stradina, per avvicinarci alla cableway. E comunque tutto attorno ci sono delle costruzioni palesemente finte, fatte per, diciamo, abbellire l'ambiente. C'era anche un teatro per una specie di show che però ora ovviamente è vuoto. Cioè, le costruzioni sono finte, ci sono anche delle animazioni. È tipo un Disneyland costruito tra le montagne. E direi che siamo arrivati alla cableway. Adesso la prenderemo. Bellissima, suggestiva e anche abbastanza scary, perché le montagne sono altissime, la seggiovia va proprio su. E una volta arrivato in cima, la vista era davvero incredibile. Questa è la vista, incredibile. Guardate tutta la strada che stanno facendo. Bellissima, eh? Ora dobbiamo andare di qua, penso. Te la ritrovi così? Wow. Ho davanti a me, finita sta passeggiatina, la porta del paradiso, che sarebbe la main attraction. La faccio vedere come l'ho vista io subito. Direi che da qui è chiaro cosa fare. Basta andare fino là. Allora,
Allora, due info su questa porta qua. Prima di tutto, si chiama Porta del Paradiso semplicemente perché sembra quasi di attraversare un mondo ultraterreno, almeno così dicono. È un arco naturale di 30 metri nella grotta e la scalinata che c'è davanti è di 999 gradini, che nella cultura cinese simboleggia l'eternità. Ora non resta che incamminarci e arrivare in cima. Dicono che sono abbastanza pesantini questi 999 gradini, però si fanno, con calma si fanno. Comunque invece qui sotto c'è questo piazzale, ci sono ristorantini, tutto quello che serve. Ah, è un'altra cosa, dopo la Porta del Paradiso c'è un'altra cosa non indifferente che poi vi dico. Iniziamo a camminare, fatti cosetta. Sono a metà strada, ho fatto un po' di pause più che altro per il caldo. Si procede bene. Non so se rende l'idea di quanto è ripida. L'ultimo pezzo era veramente ripido. Ce l'abbiamo fatta. Casino enorme. Comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo in cima. Allora, questa qui è la porta. È impressionante perché è molto alta. Adesso non riesco a farvela vedere bene, però non ho ben capito dove dobbiamo andare, però. Come ho spiegato prima, questa è la parte in cui prendiamo gli escalator. Siamo su queste scale mobili da 20 minuti, cioè infinite. Allora, siamo saliti tantissimo. Ci ritroviamo su questa terrazza di legno, non so dove. Però adesso andiamo a vedere cosa c'è. Dovrebbero essere delle cose molto carine. Eravamo appunto arrivati in cima alla Tianmen Mountain. Fino a quel momento io pensavo che si andava a vedere la Porta del Paradiso e basta. Invece su c'è veramente un sacco di roba. Tanto la vista è questa. Poi io direi di fare una pausetta perché è ora di pranzo. Qui tanto c'è tutto, pure in cima alle montagne. Tutto, Burger King, altri cosi. Provo a prendere questo. Non sarà il massimo, ma ci accontentiamo. Non c'è neanche un europeo o uno straniero, sono tutti cinesi. Tant'è che mi chiedono la foto ogni tanto, perché per alcuni vedere una persona non cinese è una cosa abbastanza strana. Ma devo dire che tra un po', se trovo un europeo, faccio anch'io la foto con loro, perché neanche io mi ricordo più come sono fatti. Sono troppo carini i bambini, ogni tanto mi fissano. O se sono seduto mi fissano e mi guardano come per dire: ah, questa ha una faccia strana. Comunque vediamo di muoverci perché è tergiversato troppo e tra un po' inizia a piovere, tipo a brevissimo. Prima eravamo laggiù, siamo passati dentro, poi siamo arrivati qui. E siamo in mezzo a un bosco. Sto per raggiungere quella cosa che vi ho detto prima, forse. E di qua, e di qua. Non so se avete capito. Siamo arrivati, siamo passati. Il biglietto per il Glass Cliff costa 5 yen, quindi niente, tipo. Bisogna mettersi i copri scarpe. Ecco. Sta iniziando. Allora, devo dire, un po' mi ha deluso perché a meno che non ci sia un secondo pezzo, il primo è stato cortissimo. Non è che spaventi molto, cioè senti che è super sicuro, quindi non ti spaventa molto. Però è molto bello perché comunque vedi sotto. Ti giuro, non ti spaventa molto. Confermo, abbastanza deludente. Comunque si sta molto al fresco, anche perché siamo molto in alto. Facendo questa passeggiatina nel bosco dovrei raggiungere una specie di peak, quindi di cima, però comunque anche la passeggiatina in sé non è male. Il bosco è molto bello, ci sono un sacco di animali che fanno un sacco di rumore. Altro che tranquillo, sono da buttare. Lo faccio per voi a casa che state guardando. Ci penso io a scalare le montagne. No, faticoso, ma più che altro il caldo, l'umidità. Adesso si è messo a piovere, quindi ci riposiamo su questo bar. Direi che è tipo proprio in cima al monte, più alto che c'è. Eccolo qui. Questa è una seggiovia. Oh mio Dio, stranissima. Guarda tutte le persone che vanno in giro. Ok, c'è ancora tutto quel pezzo di là, suppongo.
In tutto ciò è iniziato a piovere, mi sa che peggiorerà ancora di più. E poi il fatto è che sono arrivato nel momento in cui devo prendere questa seggiovia che è l'unica aperta, proprio tipo seggiovia di montagna, e piove, mi tocca aspettare. Oppure utilizzo la mappa incredibile che ho preso come ombrello. Anche questa un'altra grande idea. Allora, qui dobbiamo fermarci un secondo per fare il punto della situazione. Come ho detto, aveva iniziato a piovere ed ero davanti a questa seggiovia verde. Mi sono detto lì sul momento, che faccio? E ho fatto la scelta più sbagliata di tutte, ovvero salirci lo stesso sperando di coprirmi con la mappa. Ecco la gran cazzata che ho fatto. 20 minuti di seggiovia sotto la pioggia, ci sta. Il fatto, e non ho tutte le riprese perché capite bene la situazione, il fatto è che a un certo punto ha iniziato a diluviare tantissimo e la seggiovia era interminabile, era lunghissima. Però abbiamo questa robina qua. La mappa, come potete ben capire, si è distrutta dopo poco, quindi a un certo punto non avevo più una protezione. Un'idea del cazzo. Avevo il mio zainetto, mi sono accovacciato per cercare di coprirlo, però io mi sono completamente bagnato. È stata nettamente l'idea più stupida che abbia avuto finora. Ho salvato la mia borsetta. Adesso sono completamente fatto come se mi fossi buttato in mare. Da lì ho dovuto perdere purtroppo un po' di tempo. Sono andato nei bagni dove ho cercato di... Mi sono tolto la maglietta, ho cercato di togliere tutta l'acqua possibile e asciugarmi un pochino con i getti di aria calda. Non so quanto funzioni questa cosa. Insomma, ho cercato di fare il possibile. Vabbè, doccia fatta, siamo belli puliti, di pioggia. Andiamo a prenderci un caffè da Starbucks, va. Comunque tutto ciò per vedere questo tempio qua, con sta musichetta che gira all'infinito. Mi stavo per addormentare. Vediamo di vederlo al volo, poi ci rincamminiamo verso dove ero prima. Allora, il tempio in questione è il tempio Tianmen Shan, che non è proprio un tempio così da tralasciare, costruito nella dinastia Tang nell'870 d.C. Tuttavia fu distrutto e poi ricostruito circa nel 1949. È veramente suggestivo perché è uscita un po' di nebbia, con penso causa pioggia, devo dire che è tanta roba. Tuttavia devo dire che è uno dei templi più belli e direi anche autentici che ho visto in Cina. No, veramente suggestivo, molto bello questa volta. Questa qui è indubbiamente la torre più bella. Non ho parole per descriverle. Bene, salutiamo il tempio. Torniamo dalla passeggiata verso la Cable Way. Siamo presi la jacket per la pioggia. È rosa, però vabbè, almeno possiamo tornare in maniera sicura. Dopo aver visto il tempio, mi sono spostato nel West Side, che non avevo ancora visto. Ho sfruttato l'occasione per vederlo mentre tornavo indietro. Fenomenale. Si intravede ogni tanto la montagna che c'è di là, enorme, altissima, siamo altissimi. Ora di nuovo coperta, però ogni tanto appare. Guardate sto pezzo, quanti nastri ci sono, tantissimi, ma vanno anche all'interno della foresta. Guardate che montagne incredibili. Una volta arrivata alla stazione mi sono accorto che c'era una coda enorme. Ho preso il biglietto, c'era un orario segnato ed era 2 ore dopo. Ho aspettato e poi ho iniziato a mettermi in fila una volta arrivato l'orario. Un'altra oretta di coda e poi finalmente sono riuscito a scendere. Una volta arrivato in città sono andato in hotel, mi sono messo a dormire perché il giorno successivo sarebbe stato un giorno molto impegnativo. Ma questo lo vedremo nel prossimo episodio.
You are looking at Julian's pronunciation guide, where we look at how to pronounce better some of the most mispronounced words in the world. Name pronunciation, a city in China, and national park, Chinese. Zhang, Zhang, Jia, Jie. Zhang, Jia, Jie. Zhang, Jia, Jie.